So che la serie in questione è uscita già da un po', adesso non è più così tanto sull'onda del momento, solo che io l'ho vista in questi giorni, penso che si meriti due parole e un'analisi, quindi recensione, zero calcare, strappare lungo i bordi. Premetto che prima di questa serie non avevo visto assolutamente... No, no, fermo. Che c'è? È Che fai? Rispondi. Tanto mamma, rispondo sì. Perché lo sai che ti vuole chiedere, non rispondere. mi vuole Dai, che lo sai. Dillo, chiedere? Vabbè, scusa, ma magari... che tanto lo sai. Vuole sapere se mi sono deciso ad iscrivermi alla magistrale. Appunto, bravo. E te ti sei deciso? Vabbè, ancora no. E allora non devi rispondere, devi sparire, staccare tutti i contatti, bloccarla dappertutto. Tu non esisti. Ma scusa, vive qui pure lei, torna a casa dal lavoro, apre la porta, mi trova. Fingiti morto. Stavo dicendo, premetto che prima di questa serie non avevo visto assolutamente nulla di Zero Calcare. Certo, lo conoscevo come figura, come fumettista, però non ho mai letto i suoi fumetti, non ho mai visto i suoi lavori e non ero nemmeno a conoscenza di quale fosse il suo stile di disegno. Dopo aver visto la serie, posso immaginare che i fumetti siano pressoché identici. Vedere la serie sia stato un po' come veder prendere vita il fumetto. Credo che lo stile narrativo della serie, ovvero quello di articolarsi intorno ad una minima ma solida e ben definita trama principale, spaziando poi durante l'intero arco narrativo ad altri episodi riguardanti il protagonista e collegati per vie secondarie alla trama principale, sia perfetto per il fumetto, uno stile prettamente fumettistico. I disegni sono tutti molto semplici e non ci sono chissà quali animazioni complesse. Non che questo sia necessariamente un difetto, lo stile visivo è perfetto per il tipo di storia che la serie ti vuole raccontare. Anche i colori sono molto chiari e ben definiti. La serie però ha inoltre un altro grandissimo aspetto positivo che, per forza di mezzi, i fumetti non possono avere al loro interno. Mi riferisco ovviamente al doppiaggio. Il doppiaggio in romanesco di Zero Calcare è ben integrato e perfettamente funzionante all'interno della serie. Magari prendendolo e mettendolo all'interno di un altro prodotto non risulterebbe altrettanto credibile, in quanto Zero Calcare non è un doppiatore. Questa scelta risulta però vincente all'interno di Strappare lungo i bordi, secondo me, per due motivi. In primo luogo, dal punto di vista narrativo. La serie cioè è raccontata dal suo protagonista, ovvero da Zero Calcare. E durante l'intera storia lui ci viene rappresentato come un individuo molto egocentrico che pensa che tutte le sue scelte possano influenzare in modo molto marcato il mondo intorno a lui. Far doppiare tutti gli altri personaggi allo stesso Zero Calcare, dare a tutti una diversa tonalità e timbro, però della sua stessa voce, aumenta la sensazione di egocentrismo del protagonista che viene descritta all'interno della serie. In secondo luogo, oltre all'aspetto narrativo, c'è anche quello emotivo della serie. E il fatto che all'interno della serie ogni personaggio sia doppiato con la voce di Zero Calcare contribuisce ad aumentare a dismisura l'effetto empatico dello spettatore verso il suo protagonista. E l'empatia per il funzionamento della serie è fondamentale. Secondo me è altrettanto vincente la scelta di far doppiare l'armadillo, la coscienza del protagonista, da Mastandrea. La sua voce contribuisce a rendere la serie veramente esilarante. La serie punta a fare più cose. Vuole principalmente far ridere lo spettatore, ma vuole anche farlo riflettere, farlo commuovere ed essere in empatia con il protagonista. Semplifica enormemente questo processo. Tutte le scenette di vita comune che ci vengono raccontate, ad esempio, senza fare spoiler, quella della casa divisa in quattro fazioni, o quella della mamma, o quella dei ritardi, non avrebbero lo stesso impatto irriverente senza un protagonista con cui lo spettatore è entrato in empatia, è entrato in sintonia. Il più grande punto di forza della serie è però, secondo me, quello di riuscire a rappresentare, oltre a situazioni comuni, scene di vita quotidiana molto divertenti, anche temi delicati, senza però diventare troppo pesante e complessa, riuscendo a mantenere un tono leggero e divertente, restando quindi fruibile per un ampio spettro di pubblico. Nella serie si parla del sentirsi inadeguati per il mondo, come se ti mancasse qualcosa per vivere la tua vita normalmente come tutti gli altri.
del sentirsi però anche al centro di questo mondo. Vista la tua inadeguatezza, tutto ciò che fai potrebbe avere conseguenze disastrose per tutte le persone che hai attorno. Egocentrismo e vittimismo sono una pessima accoppiata. Allo stesso tempo, però, la serie cerca di offrirti una soluzione a questa difficilissima condizione, spiegando che per chiunque tu possa essere, non hai nessuna responsabilità sul mondo attorno a te, che sei soltanto un filo d'erba in mezzo al prato. Questo discorso, però, questa visione delle cose, viene un po' estremizzata all'interno della serie. Ok, il non avere il peso di tutto sulle spalle, però non si può nemmeno essere l'esatto opposto, cioè che nulla di quello che fai ha delle conseguenze, bisogna trovare soltanto la giusta via di mezzo. Nella serie non viene affrontato solo il modo di rapportarsi con l'esterno, ma si parla anche di aspetti più intimi, di porsi un obiettivo, di trovare la propria strada per la realizzazione personale. Pensavo, no? Sì? Ma non ti sembra di essere un po' pesante con tutti questi discorsi? Prima la narrazione, ora il rapporto con il mondo. No! Sicuro? Sì! Quindi? Non gli devi abbuffare il cazzo! Come, scusa? Eh sì, non gli devi abbuffare il cazzo! Ah! Raggiungere il proprio posto nel mondo. È questo il focus principale della serie. Lo strappare lungo i bordi fino ad impersonare la perfetta sagoma di ciò che eri destinato ad essere. Ho usato apposta il termine raggiungere perché nella serie si parla di destino. Tutti però sappiamo, e alla fine strappare lungo i bordi te lo illustra particolarmente bene, che ad aspettare e basta non succede proprio niente e che il cosiddetto destino è solo una scusa che ci pariamo davanti per non dover affrontare la dura realtà della nostra vita. Infine la serie, oltre a farti ridere e farti riflettere, è anche a tratti molto commovente. Ammazza a tratti! Visto come pianto, pensalo fosse stato tutta. Oh, e basta un po', e mo' m'è stufato, e prima non gli risponde, e poi non esse pesante, e mo' mi interrompi. Scusa se te lo dico, mostro marino, ma m'hai proprio rotto il cazzo! E vattene un po', lasciami finire! È inutile che fai così, che t'arrabbi. Sai che ti dico? Fatela da solo la recensione. E dai, scusa. Dai, girati. E dai, ti ho chiesto scusa. Vabbè, mi giro, però sparisci. Stavamo dicendo che la serie è anche estremamente commovente. Di questo però vorrei parlare nella parte spoiler della recensione. Quindi, per chi non avesse visto Strappare lungo i bordi, consiglio di non proseguire con la visione del video e di andare a recuperare di corsa questo fantastico prodotto. Gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Quando dico che la serie è anche estremamente commovente, mi riferisco ovviamente alla fine del quinto episodio e all'intero sesto episodio. Prima di cominciare la serie avevo visto tantissimi post di gente che in modo ironico faceva vedere di essere emotivamente distrutta durante la visione della serie. Non capivo esattamente perché. Nei primi 4 episodi ci sono tante scene che a loro modo ti fanno commuovere. Nulla a che vedere però con la pizza in bocca che ti arriva alla fine del quinto episodio e per tutto il sesto episodio, so, un'escalation di pugni che ti arrivano nel muso. Si comincia quando si apprende ci si poteva essere arrivati della morte di Alice, il modo in cui questa morte è avvenuta e infine quando al suo funerale mettono la registrazione di lei che legge ai bambini Il principe degli sgambetti. Quindi viene aggiunto un altro argomento oltre a tutti quelli affrontati precedentemente, argomento che viene poi rimarcato proprio a fine serie sulla schermata nera con quell'avviso che compare, cioè quello del suicidio. Ed anche questo argomento, per quanto difficile e complesso, viene affrontato in modo molto semplice, molto naturale, anche con una certa ironia. Ed è proprio durante questo processo che finalmente, attraverso la reale voce dei personaggi e non più la loro caricatura da parte di Zero Calcare, abbandoniamo la versione estremamente soggettiva della storia e ci avviamo, insieme al suo protagonista, verso la sua più reale e pura conclusione. Insieme a Zero Calcare, anche noi, a nostro modo, mettiamo un punto a questa splendida poesia che ci è stata raccontata. Perché per me, mia opinione personale,
questo è stato strappare lungo i bordi. Magari non utilizza termini fini e ricercati, parla in modo molto semplice e lo è anche nell'esecuzione, però non tutte le poesie devono avere chissà quale linguaggio aulico, ed io, personalmente, ritengo che questa serie ne sia uno splendido esempio. Ma vaffanculo, va. Stavo dicendo nulla. Stavo dicendo assolutamente. Stavo dicendo non avevo. Stavo dicendo.